Corrispondenza è una storia d'amore e non è certo un romanzetto di fantascienza, tanto per citare la battuta, no, di un personaggio del film. E ci sono a rendere possibile ciò che sembrerebbe impossibile la tecnologia, quindi è chiaro che non parliamo di fantascienza, però ci sono degli elementi, forse per chi vuole coglierli, un po' magici, no? C'è il cane, c'è la foglia che sbatte sul vetro, c'è un uccello alla fine che segue lei con il treno. Volevo sapere, ecco, il loro significato, se ci parla un po' di questi elementi particolari. Ma nel film, come lei ha notato benissimo, si sente. Come lei ha opportunamente notato, tutta quella rete di sistemi tecnologici grazie ai quali la relazione fra i due personaggi in qualche maniera va avanti, è tutto realistico, insomma, quello che succede dal punto di vista tecnologico nel film è tutto realistico, lo si può fare veramente. A fronte di questo realismo tecnologico mi piaceva dare uno spazio a quel tipo di percezione che certe volte noi abbiamo non attraverso la tecnologia ma attraverso il nostro istinto, ecco. Quella sorta di capacità che abbiamo di captare le cose prima ancora che avvengono, senza che ancora le abbiamo capite, la capacità di cogliere certe premonizioni, ecco. Mi piaceva creare questo contrappunto, no, tra la perfezione logica della tecnologia e l'ineffabile che tuttavia sappiamo cogliere anche se talvolta non riusciamo a definire. È difficile fare una domanda, fare delle domande al protagonista di un film come questo senza svelare un po' la trama, però rispetto quello che ci è stato chiesto, per cui chiedo a lei, così lei mi dice ciò che vuole e che non vuole, cosa le è piaciuto di questa storia, della storia appunto che le ha proposto Tornatore, che cosa l'ha affascinata di più, cosa l'ha fatta decidere di accettare questo ruolo, questo personaggio? I think it's very interesting in relationships how much they can live. È stato interessante per me vedere anche quello che è il rapporto che si è sviluppato fra i due e avanti attraverso internet. Il rapporto che puoi anche intessere e creare con una persona, tra due persone che a un certo punto non sono più fisicamente l'una di fronte all'altra, l'una vicina all'altra. Esempi di questo se ne hanno sicuramente nella storia. Oggigiorno con internet e attraverso le nuove tecnologie è molto più semplice, è molto più facile mantenere dei rapporti con delle persone non essendo fisicamente presenti, essendo lontane. Oggi succede frequentissimamente che le persone si conoscono prima in rete e poi magari si incontrano, e l'incontro a volte può essere una tremenda sorpresa. E nella nostra storia invece è il contrario, queste due persone che si conoscono fisicamente, personalmente, che hanno una conoscenza intima, fisica e profonda, e poi continuano il loro rapporto invece a distanza. E quando abbiamo girato questo film, io ovviamente conoscevo Olga, che interpreta la mia, la coprotagonista, e ho cercato di creare comunque una vita con lei, ho cercato e mi auguro di essere riuscito comunicare, a creare questo tipo di comunicazione in maniera soddisfacente. Personalmente non credo che la tecnologia possa aiutare la comunicazione a livello emotivo, a livello di emozioni, a livello di sentimenti. Quello che mi preoccupa è che l'elettronica sia un qualcosa di troppo veloce, perché le lettere, quando si scrivevano le lettere richiedevano un certo tempo per essere scritte, poi dovevi leccare la busta per chiudere la busta, poi dovevi mettere la busta delle lettere da parte in attesa di andare a comprare il francobollo, e poi dovevi andare a imbucare nella cassetta delle poste la lettera, e questo consentiva, questo maggior tempo consentiva la possibilità di riflettere, cosa che oggi, data la velocità con la quale scrivi una mail e
e poi spingi il tasto invio, non hai più modo e tempo di fare. Certo, l'elettronica e la tecnologia sono sicuramente utili per fissare un appuntamento, per mandare delle informazioni, ma non credo che siano utili e possano contribuire invece ad una comunicazione di tipo emotivo. È necessario che questa persona la senta, la percepisca, la veda, ne senta l'odore, la guardi negli occhi, cosa che sicuramente con la comunicazione elettronica non puoi fare. E mi preoccupa un po' il fatto che le giovani generazioni oggi facciano affidamento su questo e che abbiano quindi poca pratica, poca conoscenza di quello che è l'altro modo, comunicare. Technical communication, the internet will, what sort of people it will produce as far as their emotional muscularity.